Buona domenica, buongiorno, ciao amici, amici e amiche naturalmente, ciao a tutti, eccoci qua. Io la mattina, come al solito, non c'ho voce, però dai, buona domenica. Oggi è il 9 di maggio, ieri era la festa della mamma. Sì, ieri era la festa della mamma, mi sembra. Ieri era... Vabbè. Ci fate caso, sono un po' addoppiata io la mattina, ancora non ho fatto nemmeno colazione. Caffettino con la strega, anche se dovrei prendere la bustina. Non sono stata bene in questa settimana, nel senso che non è che sono stata male, moribonda. Ho avuto un po' di problemini di ansia e di stomaco. Oddio, sono soffoco, sì. Soffoco, o oh sì, vabbè, un po' di problemini di stomaco. Il caffè per me è un sì, il caffè per me è un come si dice? È un veleno. Vabbè, Leo, sei andato a spezionare tutto? Sei andato a spezionare tutto, può venire qui da mamma. Faccio un po' colazione, come del resto è un veleno il tè verde e la marmellata. Sono veleni, proprio, ma veleni per il mio stomaco, perché ho questo problemino di, lo sapete, di stomaco e quindi non dovrei prendere tutta la roba che... Madonna, ma sono chiara. Tutta questa roba per lo stomaco mio. Madonna mia, ragazze. E insomma, tra questo coso allo stomaco, sto bruciore che sto facendo ora la cura con questo coso per lo stomaco che mi ha detto a suo tempo la dottoressa, sia perché sono stata male con l'ansia. Io pensavo di aver risolto anni indietro questo problema dell'ansia, invece ogni tanto ritorna e mi dice: ehi, ci sono anch'io. Allora, io non, dici, non è depressione, non è, no, io non sono una persona depressa, nel senso che io non mi sento una persona di depressa, sono gioiale, sono allegra, ecco, scherzo sempre. E poi capita giornate che io sento come se mi scoppiasse il cuore, cioè proprio, ma mi sembra di averci un branco di cavalli nel cuore, cioè qui sul petto. Mi sento come se qualcheduno mi fosse, cioè mi pigiasse qua, in questo punto, ecco, in questo punto qua. Se ci avessi seduto qualcuno sopra, la sensazione è questa, la sensazione che mi manca il respiro, mi batte forte il cuore, ma forte forte, capito? E poi invece vado a sentire i battiti così e sono regolari, quindi pressione regolare e ansia, cioè altre cose non c'è. Io mi sono sentita così quando ho avuto l'incidente da anni, cioè mi era preso questa cosa di ansia, capito? Questo senso di oppressione, mi manca il fiato, insomma, tutte queste cose così. E quindi voi immaginate che io, essendo già ansiosa di mio, durante la settimana, sono stata tutta la settimana così, come potevo stare? Nel senso di dire: mamma mia, ora mi piglia qualche altra cosa, oddio, che deve succedere? Ma molto probabilmente io, perché allora la mia mamma deve fare il vaccino ora, il 10, Pfizer, come si chiama? Io mi intendo di queste cose, non le so dire i nomi. Poi Lallo deve fare il vaccino, ora devo prendere il lunedì, devo prendere l'appuntamento, ma la farò a colazione, ragazzi, se no davvero non posso prendere nemmeno la medicina, che già mi fa male lo stomaco, ho preso il caffè a digiuno, però mi hanno detto dopo mangiarlo di prendere. Vabbè, mangio le fette biscottate con la marmellata di lamponi che ha fatto la mia mamma, questa qua,
color rubino, ragazzi, ha un colore, ora non si vede tanto nella videocamera, ma ha un colore spettacolare. È meravigliosa, buonissima. Mi si sono spaccati tutti i ditini qua, tipo come si chiamano, raga, di quando vengono spacchettini qui nei diti, così non prende fuoco. Fa come mi pare sta macchinetta. Mi fanno un male becco, ragazze, ma proprio male, eh. Quando ci metto quelle cosine, ho preso in farmacia, ci sono delle spennellaturine da fare. Ma questi capelli bisognerebbe che li legassi, perché per fare colazione, anche sì. E comunque, vi volevo dire un'altra cosa. Stavo guardando Michela, Michelinia, e sono consapevole del, cioè, di quello che ha detto. È una gelatina questa, una gelatina, altro che marmellata, confettura, come è chiamata. Sono d'accordo con lei di quello che ha detto, nel senso di quando si riceve dei messaggi, guarda, io ne sto ricevendo tantissimi, proprio. Si vede la gente sempre più depressa, stare in casa, è proprio folgorata. Ma certe offese, ma ce n'è una ora presa via a chiamarmi, cioè a scrivermi sempre. Ignorare i messaggi fa sta bene alla salute, ecco. Quindi, d'ora in poi voglio ignorare i messaggi delle persone stupide. C'è gli uccellini. Vi faccio vedere. No, mandavia. Allora, vedete, gli metto tutto il pane, i biscottini e vengono qui e mangiano. Ma la mattina, se non li apro, iniziano a fare la. Così a cinguettare così forte. Ora vi farò venire mal di mare con questa fermezza delle mani e ciò. Sentite? Iniziano a urlare così forte che vogliono, perché vogliono da mangiare. Ma sono chiacchieroni. E lei va lì vicino al bordo del divano e fa. E li chiama. Stamattina mi sono svegliata presto, sono le 7. Dopo vi faccio vedere che mi sono presa quando si alzeranno. Ho preso un giacchettino, due magliettine, un paio di scarpe favolose. E poi ho preso anche Emily. Sa un po', lei l'ha voluta con la zeppona, le Converse, vedo con le piattaforme, come si chiamano. Personalmente, quella bambina che è, perché Mingherlina, io preferivo con le altre, però ho voluto quelle, quindi va bene. Perché secondo me la Mingherlina Emily, quindi con quelle scarpone sembra arrivare prima le scarpe e poi dopo lei, vabbè, comunque. C'è una sorpresa oggi. Vado dalla mia mamma, andiamo dalla mia mamma. Finalmente. Finalmente si è tranquillizzata la situazione qui a Badia. I positivi che ci sono erano tutti circoscritti nella quarantena che già avevano,
sistemato le persone in quarantena, quindi non è che sono andati in giro a fare altri danni, perché l'hanno fatta abbastanza. Allora, via, mi prendo la mia medicina, non mi va più niente. Ma come mai? Perché c'ho mal di stomaco così? Non mi va più niente. Mi si riempie subito lo stomaco, mi fa un male becco da morire, ragazzi. Non si può mangiare una fetta biscottata. Questo è un pacchettino da 4. Compro queste qui di fette biscottate perché sono già suddivise. Io ne mangio 3 di solito. Così almeno cioè mi bastano, ci arrivo a mezzogiorno con queste melline, ci arrivo a mezzogiorno con questa dose qui, mangio 3, ci arrivo a mezzogiorno senza far spuntini. Poi se mi piglia fame, che c'entra? Mi mangio un frutto, dipende, uno yogurt con un po' di granella sopra. Non ce la fo più. Vabbè, oggi tanto vado da mamma, oggi si mangia bene, speriamo. Ma ieri sera ho fatto la pizza. C'avevo una voglia di pizza, come vi dico, ragazze. Io sono stata bischia perché non ho pensato a fare la pizza bianca, magari ecco, con un po' di prosciutto, un po' di formaggio sopra. No, io l'ho fatta con i pomodoro. Ho mangiato 2 o 3 morsi, buona, ma mi ha fatto subito male lo stomaco. Mi si è chiuso dalla fame che avevo. Ieri si uscì un pochino l'allo. Andò a fare 2 passi in paese perché, vabbè, mascherina. È venuto un amico di Lallo che sta vicino Roma, insomma. E quindi, come si chiama quel luogo? E quindi, insomma, si è rivisto lui un pochino, siamo stati un pochino insieme e via. Basta, non ci vanno più. Allora, chiudiamo tutto. Forse perché anche la marmellata fa male allo stomaco. Mamma, quanto sono belline, ragazze! Le cincia allegre, che dolci che sono! Vabbè, finisco di bere il mio tè e ci sentiamo Io più c'ho ancora da tardi, rifare eh? il letto, quindi non ci badate, ecco, però vi volevo far vedere, oddio, le cosine che mi ero prese. Allora, le scarpine sono di questa marca, aspettate, vediamo un po', ecco, questa marca qua, così si chiamano queste qui e questo è questo qui, e sono queste scarpine qua. Sono io ora su Instagram, se mi seguite su Instagram c'è scritto tutto. Sono un pochino di carro armato così e sono tipo bambolina, come si chiamano, che sono belline anche un pochino così, se di bella stagione, cioè quando c'è la bella stagione, che si possono usare con quelle calzine corte, ecco, a me mi piacciono tanto. Sono un po', vabbè, io sono così, a me mi piace queste cosine così. Poi ho preso, oddio, aspettate, ho preso questa magliettina qui, che ce l'ho anche un'altra, tipo quell'altra è più sulla cosa dei fumetto, e ho fatto vedere la mia mamma, mi aveva messo la gallettina perché l'era corta, invece questa l'è lunga, è a manichine corte così, una magliettina semplice con. Però mi piaceva il colore, vedete quanto è bellino il colore? Così. Poi ho preso quest'altra, oddio, aspettate, ce l'ho sotto il culo, madonna mia. Allora, ho preso questa qui con nera, normale, nera. Nera normale, però c'è la scrittina così, che c'è scritto può contenere. May contain alcol, può contenere alcol, così. Ok. E poi ho preso questo giacchettino molto sobrio. Che io sono molto sobria. Lo sapete, la strega. C'ho ancora da rifare il letto. Ora preparo tutto perché oggi finalmente andiamo dalla mia mamma. Si va là a pranzo, ecco. E se mi riesce, è d'accordo, vi faccio conoscere anche il fidanzato di Dani. Allora, questo giacchetto, vabbè, il dentro è dorato, vabbè, che ve lo dico a fare, però è bellino
il fuori. L'unica pecca è che, ora vi faccio vedere, l'unica pecca è questa, nel senso che, oh, ah sì sì, 10 minuti, ora vengo anch'io, che dovrebbe stare così aperto. Ora o ci provo a stirarlo con un foglio sopra, insomma con un cencio sopra, dovrebbe stare così, e invece mi sta così, e a me non piace che sta così, no, mi piace più che stia aperto così, ecco, non è che è un giacchettino così di bellezza, non è che devi andarci, cioè, per coprire il freddo, perché è tutto bucato, come se mi avessero trivellato, e ieri me lo misi, mi prendevano tutti in giro, dice, Betto, dicevo che ti hanno sparato, però è bellino, ecco, è proprio carino con questo, e questi qui tutti su Shein l'ho preso, quindi voglio dire, questo qui non è nemmeno arrivato a costare 40 euro, 37, però è bellino di figura. Ora a me mi piaceva se c'erano altri colori, invece c'è solo nero, vabbè, il dentro che c'ha la fodera dorata, insomma è un po' too much, però nero è bellino. Allora io di questi ho preso, di questa misura qui, vediamo se c'è il... la misura, siccome questo non è della taglia curvy, quindi ho preso una XL, e considerate io so 75 kg all'incirca, quindi so alto 1,60, ecco, per rendervi conto come fa, so un po' so obesa, insomma, non, però va bene così, a me non mi interessa, ecco, va bene, a me mi sto bene così, poi ci sono quelle un pochino più sofistiche, diranno, tu sei grassa, me ne frega, cioè voglio dire, lasciamole parlare, ha visto sotto i video, tanto ve lo dicevo prima, ci sono delle persone che proprio sono, è meglio ignorarle, determinate persone ti vengono a fare tutte le predie, tutte le cose, è perché stanno male con loro stesse, poverine, hanno dei problemi, e quindi devono sfogare in qualche modo la sua frustrazione, ecco, e allora da qui in avanti le ignoro, come dice Michelina, non so se voi la seguite, ecco, io la seguo, ora sta aspettando una bambina anche lei, le mando un bacione e tanti auguroni, che belle cose queste, e quindi sono del parere che fregarsene, non rispondere nemmeno alle provocazioni di queste persone, anche se ti viene un po' di rabbia, perché dici, ma che vuole questa, nemmeno mi conosce, mi viene a commentare, come quella mi disse c'avevo la parrucca, ma sti gran cavoli, ragazzi, basta, non voglio più nemmeno starle a ascoltare determinate persone. Va bene, faccio il letto, un po' di faccendine, mi vesto e poi usciamo. Ciao, a dopo. Ho messo una magliettina, poi vi faccio vedere, ma forse ve lo faccio vedere meglio là dalla mia mamma, perché c'ho più spazio, ecco. Ho messo anche le scarpine. Ta-dam. Allora, ora me la posso togliere, che siamo in macchina. E si sta andando, ragazze, ta-da! Che bello, oggi è anche una bella giornata di sole, guardate che spettacolo, quanti gradi sono? 18. Ah, che bello, eccoci arrivati, ta-da! Andiamo giù a piedi, così la macchina la lasciamo lì. Perché non passi? Perché si ferma il cancello, se no. Ah, ecco. Guardate quante margheritine c'è qua. Che spettacolo. Ta-da. Allora, vi faccio vedere l'outfit che è qui. Ve lo posso far vedere. Ta-da. Ta-da. Qui ve lo posso far vedere. L'orso bruno. L'orso bruno, forse il sole si vede meglio, se vi metto qua al sole, aspettate, forse ecco, al sole si vede meglio, ok, ci state, non vi muovete, non fate pantaloncini, scarpina, vabbè, però posso levarmelo anche il giacchettino, perché non è che si sta, guardate qui nei lamponi che c'è, si sta bene anche così. Ora guardiamo, scuriosiamo, ragazze. Nada. Ma ancora siamo, sì, il forno bianco, c'è le patate, il radicchio, ma che c'è, vediamo,
il ragù e qua la ciccia. E poi vabbè, qui che c'è? Le metto due pomodori. Gnammi gnammi. Sa perché l'ho cotto? No, qui c'è solo acqua. Perché a parte scadeva nel 22. Però ho detto dopo se viene l'estate si mangia. No, infatti. E allora, tutti mi hanno chiesto, ma la tua mamma quant'è che non la vediamo nei video? Ok, vi metto qua. Così io intanto lavo questo tavolo che sono andata a prendere. Non vi muovete perché siete in bilico, Il mio marito mi chiama, ma questi sono fiori, sono una seppia io se sono fiori. Mica li conosco. Ora, scusate che sono senza trucco, ma tanto come dico io, siamo tra di noi, c'è confidenza, per cui va bene così. Capelli, se li legavo era meglio. Ecco. Ma tutto sotto mi importa, basta che sia pulito, poi dopo sopra ci si mette la, come si chiama? Ci si mette la tovaglia, va bene uguale, insomma, ecco. E ora vado a prendere anche gli sdraio. Ora a me mi piaceva comprarli, ecco, due cosine, due poltroncine. Stile, ma costano un pacco di soldi. Vabbè, vediamo come si può fare, ragazzi. Ecco, questa è fatta. Ora lavo anche le sacche. La casa delle faine, ragazze. Su, la tana delle faine. Ma che fanno? Vedete? Guardano cosa da lì. Lì, quella lì. C'è la casa delle faine qua. La vedete? Vicino al ristorante di nonna Mila, di nonna Mimì. Il ristorante di nonna Mimì. Ecco, oh mamma mia, Dio ora. E la volpe ha fatto, aspettate vi faccio vedere di qua, che si capisce meglio dove va, perché l'ha seguita col cannocchiale la mia mamma, capito? Allora, lo vedete quel coso bianco? Per rendervi conto, ora ecco, ho messo lo zoom, quello bianco lì, ecco, lei ha detto che attraversa, lì c'è il fosso, attraversa il fosso e va lì in quella zona lì, perché la vista risale su, quindi in mezzo a quelle rogaie lì l'avrà fatti, quei mostri, cioè l'avrà fatti, l'ha portati, perché prima l'aveva portati di qua, prima veniva da qua su, lì ho lavato il tavolo e le sedie, vedete? Veniva da lassù e ora invece, ecco, viene da quella, da laggiù. Ora gli fa fare un pochino di strada di, dell'erba, poi sale qui in questo sasso e viene qua su. Questa è la strada che fa lei. Ecco Dani! Tada! Allora, anch'io poi. Portate il dolcino! Eccola! Ma pensavo gliela avessi detto! No, no. Che cazzo, no! Mi hanno fatto passare mani di corsa! Madonna! Guarda la nonna, l'ho fatto! Golosa! Golosa! Era il cocco? No! Lui è Mirko, tada! Buongiorno! Leggo la mascherina perché... Due. Allora? E io viene. Uguale. Come facciamo? Ora due, ce ne abbiamo e mangiamo due. Certo, crepi! No, poi sono uguali, Non ho capito. Il cioccolato bianco e le fragole queste. No, io ci ho messo la panna, ma insomma... No, nonna, buttamelo così almeno, guarda, da lontano. Io te lo butto così, te prendilo, Lesta, se no scappa, Uno, due, tre. Allora, ma guarda se sta ferma un attimo. Prendilo! E ora si deve specchiare. Ma che
Quello del cavacandele? Ah oh, no, quest'altro. Non gli fa, non gli va? Perché si ossida con la cosa, come si chiama, con l'erba. Ma da un'altra, lasciamo lì tutto l'inverno. Ieri tagliava questa l'erba, ma la motozappetta, come si chiama, insomma, la macchinetta. Non gli fa niente, metto benzina e via, invece ogni tanto andrebbe a smontare. Ma no, non è che c'ha gli occhiali, io posso fare. No, no, adesso no, piora, madonna santa. È una nocchia. Attenta, Emily, E c'è un prato di margherite qua. Ah, guarda, non vedo. Aspetta che mamma prende il telefono e ci facciamo una foto, C'è un prato di margherite. Ha voglia di accogliere margherite? Voglio fare un regalo a mia nonna. Voglio fare un regalo a nonna Mimì. Sì, fai un regalo a nonna Mimì, vai. Ti faccio la coroncina di margherite? Come quando eri piccola? Te la faccio la coroncina di margherite. Non ci andrà tanto là, Te stai qui. Tanto ce n'è tanti lì di fiorellini. Guarda quanti ce n'hai intorno. Fammi vedere. Fammi vedere. Ragazze, il regalino mi hanno fatto per la festa della mamma. Le vistreghe. Anche te la vistreghetta? Anche da... ma mi hanno fatto un regalino perché oggi è la festa della mamma. Te gliel'hai fatti gli auguri a mamma tua? Sì, mi sono svegliata, ma ho detto mamma ti amo. Sì, ho stato regalato qualcosa. Ti ha regalato qualcosa anche lei. Guarda, guarda Tato. Voglio vedere cosa. Vediamo cosa hai regalato. Che cos'è questo? Un vibratore. Un vibratore? Però è verde oppure rosso, oppure questi colori? Perché serve? Per il massaggiatore per la vecchiaia, ragazzi. Ma che colore è? C'è tutti i colori, vedi? Skin Beauty Care. Che bello! Aspetta, ma è bianco! È bianco, sì? Grazie! Grazie! Non lo so come funziona, E dopo ci leggo le istruzioni, perché ora con questo sole tengo gli occhini, sembro una giapponesina, Lingua nuova? Ma tanto ora col No, lei che parla quando fa la scuola. No, non metti a lungo perché Ma ora ti puli, ti guardo. Oh, la figlia dei fiori? Tieni, Chicca, mettimelo là nella borsa per piacere. Sì, arrivo. Vieni, arrivo io. Allora, ora si mangia. Tada! Tortelli! Levalo questo perché ora. Aspetta, che mamma si ti prende. Tortelli! Gnammi gnammi! Ciao ragazze, benvenute. No, te l'ho messo qui la coroncina perché ora si mangia. I tortelli! Gnammi gnammi! Fai il foto anche te! Da nonna Mimì si mangia al ristorante di nonna Mimì. Dammi a mangiare. Dammi da mangiare. Bene, amore, che ti dai da mangiare? Prima il mio nano, prima di tutto. La tua forchettina. Quanti ne vuoi? Mami, quanti te ne dà, zia? Dagliene una, nonna. Dagliene due e basta. Mi sono partito 7 anni che ci stai. Che cosa, Lallo? Papà, so 6 che è morto nonno. Tieni, Lallo. So 6 che è morto sì, nonno. Sì, Dani. La nonna Gilda è morta prima, No, è morta dopo. No, è morta dopo. Morta prima. Ah, sì, di no, no, ora pensavo di nonno Alberto. Ma lei ha detto è 7 anni che ci sta. Che ci sta? Ora. Ma quanto ci sono stati? Sì. I 13 anni. Io ti ci leggerei. Aspetta, Dani, però non gliel'hai tagliati. Ti ho detto tagliagli. Un attimo, due mani c'ho. Bellini. T'avevo considerato di là. Buoni. Tieni, troppolo. Buoni so. Adesso lei mi dice, sono troppi questi. Qui c'è il tovagliolino per mami. Oh mamma. Sì, aspetta. Me ne dica. Vieni amore, aspetta. C'è la tua forchettina, amore. Ma la vuole mangiare con quella, perché lei è grande. L'ho fatta all'autostrada, anche semafori li ci ho messi alla volpe. Dente meglio. Ma giù. Ho preso un occhio anche un'ora fa.
Sì, però da ieri sera non l'aveva più preso, quindi comincia a fare effetto l'antibiotico. Allora, qua ci abbiamo insalata per secondo. Solo questa? Sì, solo questa. Io la voglio l'insalata. Noi ci picchiamo, compresa Emi. Là è stata messa via la... Domenica prossima la fanno la fontanella, perché c'era una perdita, ora deve rifare tutta la parete e rimetterla per benino. Però farla arrivare il... L'ho trovato due stamani quando ho chiuso la porta della serra. L'idraulico. Guarda, non te... Qua c'è la ciccia. L'erba la spostavo con le mani. La ciccia. Tira qua. L'ho cotto questo perché è da Natale che era lì. Scadeva nel 22. Scotechino. Però dopo è caldo non si mangia più. Eh sì. Ma questa allora era buono prosta. Che per Natale prossimo. Era buono, sì, però dopo che fai? La vuoi la salsiccia, Emily? Devo prendere. Vieni a mangiare. Alla fettine. Un goccetto d'acqua, è piacere. Mamma mia, non so, che caldo. Ah, ma c'è meglio papà. Siamo ieri in Nada, un dolcino, il primo non dolce. Non so come sono venute le fotografie. Aspetta, mettetevi su alla strada, non c'era niente. Qualcuno. Ma ci vuole la paca di nonna, te lo fo io il dolce. Ma io pensavo te l'avessero detto, mi dicevo. Ma io non ci pensai nemmeno, dico pia la torta. No, va a mettere nel suggeratore. Andiamo sulla strada, 2,50 euro a presa. Io lo darò alla zia, che ci fa? Vabbè. Io non lo voglio perché nel suggeratore c'è già, te l'ho detto, il coso, come si chiama, il salame e quell'altro bianco che si fece lì. Io pensavo te l'avessero detto, dice famo una torta alla nonna, sì, di quando gliela prendiamo ora la torta, di quella fuori. Sta ferma anche torta, in ma dice nonna, il dolce lo porto io, basta. L'ha fatta la foto, e dopo me le passi. Io pensavo te l'avessero detto. C'è un capello, ti viene davanti. Uno dei pochi che è rimasto. Arrivata la mia sorella, ragazze. Poi c'è la mia nipote, Teresa, fidanzato, Teresa. E noi si mangia un altro dolce. E si ritirarono poi. Un altro dolce. Tutti non rimase con la diversa. No, io di Francesca non c'è. Allora, erba tagliata qua dietro. Lallo l'ha tagliata e io ho rastrellato tutto. Madonna, c'ho il... Io ho il terrore delle lucertole, poi dopo verranno i giardinieri qui a tagliarla più su. Comunque ho fatto, ecco, addio margheritine, però quantomeno è pulito intorno a casa, ecco, quantomeno è tutto pulito. La mia mamma è andata a dare la pappa giù alla volpe, però ancora non si è vista, è tutto lì. No, ancora non è andata a mangiare perché vedo che... È tutto lì, non c'è andata. Si vede che oggi ci siamo noi, si fa troppa confusione e nulla, non c'è andata. Qui anche qui c'è una scarpata, tutte margheritine. Ecco, ora porto questo filo del frullino. Questa gliel'abbiamo fatta per una rosa rampicante per il compleanno, perché il 6 era il compleanno della mia mamma. Anche qui hanno fatto un bel lavoretto, Lallo e Chicca. Quantomeno è tutto pulito. Ecco. Che fai? Raccogli le margherite? Allora, questo qui lo vuoi riportare all'ancapanna? Oddio! Il frullino l'hai messo in capanna, il decespugliatore? Allora, ci vuoi portare anche questo filo. Sì, è meglio. Lallo raccoglie la salvia e rosmarino. Emily, che raccogli? Le fiorellini? Le margheritine? Le fiorellini. Mamma. Che bel mazzo che ha fatto mamma, guarda. Dove l'ha messo che lo l'ho aiutata io. Non l'hai aiutata te? Mia bonina. Guarda i cinghiali che hanno fatto qui. Vangato. Ma
lo vado a portare là in casa? Dai qui, Oh mia, guardate quanto è alto questo pino. Ah, abete, che cos'è? Non lo so, penso sia un abete. Ok, eccoci. E la volpe dovrebbe essere giù, ma non si vede perché c'è troppo rumore. Oggi ci siamo noi a far rumore e quindi è normale, insomma, che lei non si faccia vedere. Gliela portavo là da mangiare, non so se lo vedete ora. Vediamo, io lo riesco a vederlo lì da quelle parti, però non so se voi lo vedete. C'è un po' troppo rumore, è normale. Io sono tutta sudata, ragazzi, ho raccolto un pochino di erba col frullino e quindi col rastrello e quindi sono un po' tutta sudata, però vabbè. Fa bene muoversi dopo sta mangiata. Che cogli? Tutti i fiorellini, amore? Tutti i fiorellini cogli? Uno le regalo a nonno. Uno per nonno, Lallo. Non andare là, nonna c'ha paura, amore. Ho paura della vasca, a parte c'è il gabbione, ma insomma nonna Vatti è paurosa. Amore mio. Tra poco sei più alta di nonna, amore, lo sai? Sei più alta. Il tato che fa, Mirko? Coglie i fiorellini, vedi? E ti corti i fiorellini gialli. Ecco, l'hai visto. Mamma! Oddio! Tu vestito era quello lì tuo. Che sei uguale a Elisa. Non c'è venuto con le manichine giù. Vabbè. Un bellino così. I pantaloni ce l'ho io. Sempre io. Guarda. Era quello che c'aveva uguale. Sì, ma con una magliettina a manichine lunghe va bene anche ora. Sì, sì. E questa della scollatura gli ho fatta questa davanti. Bellino. Quello che era, vedi, l'ora è quello. Però un vestitino per Emily, vieni a vedere. No, ma con una magliettina a manichine lunghe bellina anche ora. Che a me mi piacevano tanto. Non lo è tuo, È tuo, amore. È tuo, Può vedere dove t'ha. Guarda, bellino. Tutta occhio, Cristo. Vieni qua, aspetta, vieni qua. Vieni qua un attimino. Io c'ho quello blu. Bella che sei. Vieni qua, sale in cima alla sedia. Quello blu di... come si dice? Guarda, ci levamo solo la salpetta. Quello col cuoricino. No, tutti ti fanno l'applauso. No, gli levo solo la salopette, tanto voglio dire. Mamma. Tanto io non ne addosso. Ci passa. Vabbè, non importa. Mamma che bella! Dada! È un animale. C'è un limaletto, un limaletto. Mamma, non c'è più. No, non te lo leva, tanto te lo rileva questo, mamma. Facciamo proprio per misurarlo così. La nonna lo tiene per misura, tanto ancora questo glielo metti. Che bella! Il modello da banco. Carta modello. Ora gli appiccica con il amore, è no. Qui la manichina. Cilina, amore, oh che bella che sei! Amore, non c'era più stoffa, Ora ti può vedere quello. C'è anche la taschina. Ora parte no, c'ha la giacchina e la maglietta sotto, proprio questa nuda la devi mettere. No, una è dietro di taschina. Però è bellina anche con la magliettina bianca, vabbè. Capirai, arrivava sopra il culo a lei, gli arriva qua sopra. Allora si può vedere che mi ha avanzato. Vai, lo leviamo. Allora questo potrebbe... Devo prendere le misure già che... No, basta questo. Tanto te lo donno, glielo metto. Così è giusto. Lo tengo per io. No, ma dicevo le misure a lei già. No. Questo non è, questi erano quei pari pantaloni. Mi piace questo. Sta da collegio però. No, te non no hai è idea. Bellino, invece. Ora, da fargli le manichine. Allora, aspetta. Serioso. Ora ti faccio vedere. Serioso. Questo era di mamma quando era piccina, ma era nuovo,
ci metto il profilino bianco che era manichina, vedi? È bellino. Eccolo. Vedi? Ecco. Un galletto, una bolletta. Questo qui. Qui. Nella manichina. Nella manichina. Poi, aspetta, perché è finita qui la storia. Dov'è quei pezzetti? Questo è del collo che devo mettere dentro, perché lì ci verrebbe anche il collettino volendo, bianco. Oppure questo qui. No, questo è da mettere sotto ora per il. Ha visto ora arrivano quei colloni grossi? È lì che mangia, sì, amore. È lì che mangia. Sì, sì. Non si vede però, ragazzi, vedi così. È giù che mangia. Ora che mangia. Sì, mira, a domicilio. Amore. È lì che mangia. Allora, stiamo tornando a casa, ragazzi. Sono stanchissima stasera, proprio stanca. Anche se ho fatto poco, perché hanno fatto tutto loro, io non ho fatto nulla, ho solamente... Sembravi la ninfa del noce. La ninfa del noce, ha detto il mio marito. A sedere sotto il noce. No, vabbè, ora ho strillato anch'io, Non vedo l'ora di essere a casa per provare il regalino che mi hanno fatto le mie ragazze. Ora strellavo dietro casa, sì. Siamo carichi come sempre noi. Ciao amore, siamo arrivati. E ciao amore. Ma hai mangiato data la pappa? C'è da odore a tutto. Vero? Eccoci a casa. Mangia, ma c'è stato il tappo. Siamo a casa, ragazze. Allora, grazie per essere state con noi. Vi mando un bacione e ci sentiamo un altro giorno. Ciao!